Veramente qualcosa di straordinario, rappresenta un periodo eccezionale positano, rappresenta le uni al sole, rappresenta un po' questo periodo meraviglioso, ma rappresenta anche uno dei pezzi più importanti della cultura italiana e mondiale. Festeggerà qua a Positano i suoi 98 anni. Allora, sindaco Guida, ho cominciato con delle belle iniziative, questa è veramente di buon auspicio. Che cosa provi? Innanzitutto Positano è sempre un luogo internazionale. Positano è sempre Positano. Veramente non ci siamo fatti mancare niente per questo inizio di mandato e di legislatura. Questa sera sono particolarmente contento e felice perché è il mio primo evento pubblico da sindaco di Positano e iniziare dalla cultura è sicuramente un inizio positivo. Un inizio positivo per una rassegna di Mare, Sole e Cultura, che certamente è la rassegna culturale più longeva che abbiamo qui a Positano. Voglio veramente ringraziare l'amico Enzo D'Elia per tutto il lavoro profuso in questi anni per portare avanti con grande successo la rassegna letteraria. Certamente il pensiero e l'augurio da parte mia, dell'amministrazione, ma anche di tutta la cittadinanza di Positano, al maestro La Capria, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere qui per il compimento del suo 98esimo compleanno. E non è poco, cioè, veramente per Positano è un simbolo importantissimo. È un privilegio per noi. Positano è un luogo di cultura, è stato città rifugio, artisti, scrittori, di tutto. Certamente lui rappresenta forse una delle personalità più autorevoli della letteratura del Novecento, quindi averlo qui questa sera è veramente un onore. Dobbiamo solo apprendere, conservare e cercare di tramandare quello che questa sera possiamo apprendere dalla serata e dall'incontro e dalla rappresentazione del suo libro. Ecco, Positano è anche bellezza, cultura, storia, tradizione. Sindaco, faremo qualcosa di importante per la cultura. Ripeto, iniziare proprio dalla cultura è il mio primo evento pubblico, è qualcosa di significativo perché l'ho detto più volte, proprio su questo noi vogliamo investire per rilanciare Positano e per fare in modo che si ritorni al più presto alla normalità. È ovvio che il pensiero non può andare agli anni di Leone al Sole, perché lì sono stati gli anni della nascita di questo paese che dopo tanto lavoro è arrivato ad essere la meta internazionale turistica che oggi conosciamo, per cui vogliamo ripartire da quel ricordo per poter già dall'anno prossimo essere di nuovo quello che eravamo l'anno prima. Bene, grazie sindaco, Positano è sempre al centro del mondo, non voglio dire.